Ho tirato la bottiglia, preso con il tappo, preso l'angolo in alto a sinistra del monitor. Si vede un cazzo. Ci tengo a dire una cosa, mia discolpa. I monitor di una volta non ci sono più. Cioè, adesso tutti belli, li tocchi un pelo, spaccato tutto. Non va bene, non va bene. Comunque, molto velocemente, in live dalle 3 oggi ci sarà l'evento più clamoroso di FIFA, il Black Friday. Inizia per la prima volta un evento alle 3, SBC ad ogni ora, Best Team of the Week rilasciato ieri sera, più alle 7 una nuova promo, facciamo il panico. In più dobbiamo giocare alla VL e spacchetteremo qualcosa, ragazzi, al Black Friday chi non spacchetta è un fraido. Quindi vi aspetto, carichi il link in descrizione. Seconda bomba. A tutti i possessori di Amazon Prime è riuscito il pacchetto Twitch Prime. Quindi andate su Twitch, casualmente sul mio canale, cliccate sulla coroncina, lo riscattate e poi lo potenziate con la sabbettina al dadone. Visto che siete lì, approfittatene, cazzo, no? E perché devi fare la sabbettina? Perché da oggi nasce una collaborazione con il mio amico e ormai trader di fiducia Fabrizio, Footmidable conosciuto nel mondo. Cosa faranno queste due pesti? In breve, vi facciamo diventare ricchi tramite delle pillole che daremo giornalmente sul mio Discord, nella sezione accessibile solo ai sub. Se non sapete come collegare Twitch a Discord, c'è qui la sezione apposta. E vi do sto vantaggio perché chi è malato di compravendita, che la fa 4-5 ore al giorno, ci segue Fabrizio in live. Footmidable, lo trovate all'ora di pranzo. Io, ragazzi, non ci voglio di stare lì a fare 4-5 ore. Io voglio fare il minimo che mi garantisce una squadra forte, mi garantisce di cambiarla costantemente, senza stare lì a guardare il credito che ho perso, e divertirmi giocando, provando tutti i vari giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Per far questo, basta un minimo. E quel minimo ve lo garantiamo sulle... il Discord dei dadoni con queste pilloline matte giornaliere. Sarà quando comprare dei giocatori, a che prezzo, quando venderli. Ci saranno i prezzi per PS, i prezzi per Xbox. È fatto bene, ragazzi. Se ci supportate, è fatto bene. Ragazzi, mi sono dilungato troppo. Però è una bomba che andava droppata. Questa non è una bomba, è una Nuketown. Abbiamo tirato una Nuketown sul canale. Esplode tutto, cazzo. Vi aspetto in live alle 3. Mi raccomando, siateci. Sarà una live devastante. Va bene. Bella sta sciabolata! Madonna. Bello! Tanto, ma che salto è questo? 1-0. Direi che ci sono dei movimenti belli. Direi che ci sono dei movimenti molto belli. Che li stiamo apprezzando. Li apprezziamo, ragazzi. Li stiamo apprezzando molto. Maremma Maiala. Un applauso, grazie. Un applauso, ragazzi. C'è stato un bel gioco, Ragazzoni, datemi la vostra energia per andare a giocare questi cazzo di playoff. Dovete guardare il telefono e vi battete la mano sul petto. Una volta che l'avete fatto, scrivete in chat un urlo. Fate... Bello sto mancino, vabbè, ma chi te l'ha dato? Pisolo? Mamma mia, oh. Sì, però ragazzi, cioè, dove cazzo? Ma cosa sono sti lanci lunghi? Perché non l'ha tirato? Ma non è fuori gioco, ma non è vero, ma non è vero. Era in linea! È meglio che non vi dica cosa ho fatto e cos'è successo. Gabriel Jesus di sinistro! Proprio lì! Dove voleva tirare! Nella bandierina! Che bello, che bello! Turi, com'è Gabriel Jesus? Questo. Sì, vabbè, c'è sto Upamecano, zio boia, chi è? Michael Jordan in Space Jam. Cioè, salta 4 metri, arriva con la testa a 4,50 di altezza. Se il sole bacia i belli, Gabriel Jesus al buio! Tra 0. Partita in cassaforte per il dado. La partita in cassaforte per il dado. Non ci puoi fare più niente, campione. E fai finire sta partita. Dai, basta. Cosa è successo?
Bello! Come avevo calcolato tutto, ragazzi! Come avevo calcolato tutto! Ma l'avete visto come ho calcolato tutto? Il 2-0 micidiale! E 6 minuti! Ed è subito 2-0! No, cassa, no! L'abbandono. Ci ha ripensato, ragazzi. Cioè, mi era sembrato molto carico per abbandonare. Cioè, alla fine ha premuto subito, incazzato nero. Mi sa che abbandona sto giro, ragazzi. Mi sa che sto giro. Sì. Sto giro l'abbiamo convinto. Ci ha pensato un attimo. Ha detto: ma chi cazzo me lo fa fare 3-0 in 10 minuti, dai. Attenzione. Lui da Germania dell'Ovest si è fatto. Si è fatto il terzo Reich. Porca madoi. Ma questo è Mario Gomez. Ma chi è? Oh, ma da dove è? È quella partita. È quella partita. È ufficiale, ragazzi. Ma non è vero che la palla è rimasta lì, zio cane. Ma non è vero, ma non ho chiesto il passaggio a lui, ma non è vero. Poi, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. C'era quello sulla fascia libero, e Mbappé libero. Ma perché la devi dare all'unico che ha marcato? Che non lo indico neanche. Zio Pera! Ma Vinicius, buttamela dentro! Guarda, Foden, quella roba bianca che ti è appena passata davanti è la palla. Dovresti portarla di là. Cioè, in teoria io ti pago per quello. Ti hai anche pagato bene, te lo giuro. Molto di più quello che ti meriteresti dopo questa azione, però. Puttana troia, ci ho provato! Buona, 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 buona. Non è vero! Ma vai a fare... Dio merlo! Ma vaffanculo, dai, su, zio cane, ci sono i giocatori che trema il dito, zio Pera. Dai, via. Dai, vaffanculo, vabbè, tentiamo. Via. 4 rigori parati su 4, dai. Sono il più scarso giocatore al mondo nei tirare i rigori. Questo è buono. Vabbè, dai, Mendy, se vuoi difendere un'azione mi fai anche un favore. Cioè, questo non ha fatto niente. Ma cazzo di gol! Ma quanto ci vuole per fare un gol? Ma ragazzi, le prime due partite morbide. Poi, a parte che questa è iniziato, boom, subito gol. Poi due azioni. Mendì così. Stai calmo, sto calmo. Sto... Ah! Ma ti hai preso il cazzante! Avevo pressing costante, ragazzi. Erano tutti fermi. Sono innervosito, sono tranquillissimo. Sono. Abbiamo finito. Ha vinto 6 rimpalli, siamo a 5 minuti. Andiamo avanti così, finisce male. Bisogna rimuovere le partite di prima, ragazzi. Bisogna rimuovere le partite di prima. Perché se no ci penso, ragazzi. Ci penso, sono come i veterani di guerra. C'ho la sindrome da stress post-traumatico. Dai! Datemi uno spanditore ultra, bestie! Sì, proprio... Bravo! Proprio lui, campione, guarda! Sì, vabbè, Spider... Oh, c'è Tom Holland in porta, raga. Sta registrando il nuovo Spider-Man. Ma dove va? Ma dove va sto coglione? Ma dove va sto coglione? Ma dove vai? Ma va... Ma vai via! Oh! Ma io ti pago per fare il difensore! Ma che cazzo stai facendo lì in attacco? Poi chiama la palla, oh! Se incazza, se ne dai! Col passaggio alla mezz'aria 3-0. Dio, mi spieghi cosa ti ho fatto? Mi spieghi perché mi tratti così? Mi vuoi così male? Oddio, dama!
Oddio, Adamo! Gesù! Pensaci tu! Sì, bestemmio, ma alla fine è una sorta di richiamo, no? Una cosa l'accosto alla roba che ha creato. Ma dai! Non voglio più giocare, basta! Grimory Squad. Dove la mette Gabriele? Ma dove la mette Gabriele? Ma chi è questo arcangelo Gabriele? Ma lei è l'arcangelo, porta solo buone novelle? Analizzi la situazione, capisci dove sono i giocatori, passaggi, triangoli, dai e vai. Mai scorderai, guarderai. Sì belli, sì belli, sì belli. Ha dato due minuti, hai dato un minuto, ma fa finire, dai, su. Dobbiamo vincere una partita su tre. Cambio giocatore schifoso, cambio giocatore schifoso. Cioè, con la levetta sono andato per prendere quello, non ho capito che cazzo mi ha dato, però, vabbè. Uno pari. Ma io non sto giocando col modulo giusto. No. 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 Basta. Basta. Cioè, veramente, ma basta. Ma basta. Ma che cazzo di gol devo prendere io, ragazzi? Questo mi ha preso la palla con la schiena. Sì, vai, Spider-Man. Sì! Che cazzo è, man? Ma questo da dove l'hanno tirato fuori? Dal circo? Sì. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Ma no, no, vaffanculo. Farvi capire come è messo il monitor, ragazzi, pensate che ogni giocatore ha un'anima che vola verso il cielo e io la posso vedere. Non voglio più parlare. Ho tirato la bottiglia, ha preso con il tappo, ha preso l'angolo in alto a sinistra del monitor. Non si vede un cazzo. Ragazzi, io stavo giocando con questo monitor e lui mi dà il colpo finale, mi butta fuori dalla partita, me la dà persa. Ho tirato una bottiglia vuota di acqua panna. L'ho tirata così, l'ho tirata, si è girata, ma poi come è fatto? Voi ridete, a me mi viene da piangere. Sono saltati i pixel, lo so, Bel, c'è un buco. Adesso io non so se c'è qualche esperto del settore che mi dice cos'è saltato, però io lì vedo un buco.